L'integrazione all'Istituto Alberghiero Datini di Prato passa anche dalla tavola, o meglio, dalle cucine, dove per 2 giorni gli studenti cinesi e quelli italiani hanno lavorato gomito a gomito per preparare 2 piatti diversi, ma molto simili, i ravioli cinesi e i tortelli di patate. I ravioli, l'impasto è fatto con farina, acqua e sale e viene rilasciata coperta diciamo per farla lievitare. Invece il ripieno è fatto con cavoli, l'uovo cotto, cipolla, zenzero e diciamo anche l'olio. Per fare i ravioli italiani abbiamo usato farina 00, semola, un uovo per ogni 100 grammi e un filo d'olio. Invece all'interno troviamo un ripieno con patate, concentrato di pomodoro, parmigiano. Il progetto Insieme c'è più gusto è stato lanciato in occasione della settimana per i festeggiamenti del Capodanno cinese. È stata un'idea che è partita un po' proprio dalla comunità di ragazzi che frequentano l'Istituto Datini e contestualmente frequentano il tempio buddista, e quindi sono stati molto attivi anche lo scorso anno nella preparazione appunto di tutte le celebrazioni del Capodanno cinese. E quindi da questa sollecitazione abbiamo pensato di valorizzare attraverso la cucina entrambe le culture, quindi grazie anche all'aiuto di associazioni cinesi che sono proprio venute a scuola a insegnare ai ragazzi italiani a chiudere questi ravioli, a fare un impasto. E per sancire l'unione culinaria a scuola è arrivato anche il dragone, che è stato accolto con entusiasmo da tutti gli studenti.